Diventa sempre più drammatica la nuova emergenza rifiuti in diverse città. La crisi del consorzio di Bacino Salerno 1 sembra irreversibile e Pagani, la città che sta pagando il prezzo più caro, e c'è chi chiede la chiusura di tutte le attività pubbliche come scuole, uffici ed ospedale, pressing sull'ufficiale sanitario, difficoltà anche a Rocca Piemonte. Il futuro incerto del patto territoriale, l'assemblea dei soci del 29 aprile potrebbe avviare il processo di messa in liquidazione della società di concertazione per creare una new company, mentre oltre 100.000 salernitani a fine maggio torneranno alle urne per eleggere 17 sindaci e centinaia di consiglieri comunali, in lizza anche Scafati, Sant'Egidio e Ponte Cagnano. L'amministrazione comunale di San Valentino Torio è a favore dell'integrazione di tutti i cittadini extracomunitari residenti. Inaugurato uno sportello a loro dedicato con l'avallo della prefettura e a Pagani presto uno sportello dell'Avis per i donatori di sangue. Sarà aperto all'interno dell'ospedale Tortora. In 1.000 seguiranno la Nocerina a Benevento, i tifosi rossoneri pronti all'esodo, mentre un altro infortunio crea difficoltà ad Auteri. Stagione finita per Giuliatto, paganese, domenica giornata azzurra contro il Frosinone.